Bella Mets! Finalmente, è di nuovo tempo di Oscar! Prima precisazione che devo fare adesso in questo video, non è che io sono grigia e lui è umano. Se mi metto qui, ho la sua stessa luce e sono colorata anch'io. Più o meno. Più o meno, però insomma le condizioni di registrazione sono quelle che sono. Dunque, oggi è il 14 febbraio, buon San Valentino. Grazie. E il concorso degli Oscar comincia oggi. La serata degli Oscar è il 27, quindi restano 13 giorni. Però che un po'. Sì. Va bene, sì, restano 13 giorni. C'era il counter sul sito degli Oscar. Okay. Che non è tanto, però insomma si tratta soltanto di mettere un commento e eventualmente studiarsi i film coinvolti, quindi secondo me non ci dovrebbero essere troppi problemi. Ma andremo ora ad annunciare I candidati. Le categorie sono 7. Dunque, i candidati al miglior film sono Black Swan, The Fighter, Inception, I ragazzi stanno bene, e Il discorso del re, 127 ore, e The Social Network, Toy Story 3, True Grit, che non chiameremo mai il Grinta, perché a me non piace il Grinta. Vabbè, True Grit e Un genio d'inverno. Miglior regista, questo comincio io. Esatto, così brava, Così se faccio la figurina. È colpa mia. Darren Aronofsky per Black Swan. C'è David Russell per The Fighter. Tom Hooper per Il discorso del re. David Fincher per The Social Network. E i fratelli Coen per... Perché Great. Quel tono? Perché a me i fratelli Coen... No, mi... Vabbè. Miglior attore protagonista. Javier Bardem per Beautiful. È scritto così, Beautiful. È fatta così. Pensavo l'avessi fatto a te per fare la giovane. Mamma mia, quanto sono simpatica. No, scritto. Ok. Poi c'è, di nuovo, sì. C'è Jeff Bridges per True Grit. C'è Jesse Eisenberg per Social Network. Poi c'è Colin Firth per il discorso del re. E James Franco per 127 ore. Magie del montaggio. Attore non protagonista, Christian Bale per The Fighter. John Hawkes per Un genio d'inverno, che c'è il rimando. Jeremy Renner per The Town. Mark Ruffalo per Ruffalo. I ragazzi stanno bene. E Jeffrey Rush per Il discorso del re. Yay! Per la migliore attrice c'è Annette Bening per I ragazzi stanno bene. Nicole Kidman per Rabbit Hole. Jennifer Lawrence per Un genio d'inverno. Natalie Portman per Black Swan. E Michelle Williams per Blue Valentine. Attrice non protagonista. Amy Adams per The Fighter. E la Mom Carter per Il discorso del re. Come al solito le nostre preferenze non si notano. No, per niente. Melissa Leo per The Fighter. Hayley Steinfeld per True Grit. Jackie Weaver per Animal Kingdom. Sì. Oh, per miglior film animato. Sì, ci sono tre candidati. Sono tre candidati. Vabbè. Dragon Trainer. The Illusionist. E Toy Story 3. Allora, le modalità di partecipazione sono le stesse dell'anno scorso. Ogni categoria ha il suo numero, quindi nel commento teoricamente ci dovrebbe essere uno, quindi la tua predizione per miglior film è c'è scritto bene nel box. Sì, perché questa spiegazione è chiarissima. No, perché sanno esattamente di cosa sto parlando, non c'è bisogno che perda tempo. Come al solito, è tutto scritto nel box? È tutto scritto nel box, ecco sotto. È qua sotto? Come al solito, non importa essere iscritti, come l'anno scorso ovviamente, momento ultimo, la scadenza del concorso è l'inizio della serata degli Oscar. Noi naturalmente vedremo la serata degli Oscar. Ovviamente. Ovviamente insieme con la maratona, sono bellissimo. E il premio, da un lato è un libro, dall'altro è il solito premio che non si capisce bene se sia un premio o una punizione. Esatto. E cioè, veniamo al cinema con te. Così apriamo il dibattito. L'anno scorso, ahimè, di tre vincitori, uno era residente negli Stati Uniti e... un'altra in Sardegna. E visto ci ha abbonato gentilmente. Purtroppo sì. Cioè, io avrei voluto una scusa per andare in Sardegna. Anch'io, però, sì. Però riconoscevo che era un po'... Come al solito io sono contentissima che ci sia una Sardegna. Anch'io, molto. Anche se io odio l'Academy. Cioè, questa cosa continua, persiste. Avevamo anche raccolto un po' di trivia. Forse non tutti sanno che. Quella del colore dei soldi? Sì, allora... Forse non tutti sanno che... Paul Newman non si presentò a ritirare il suo Oscar perché era stufo delle troppe nomination senza vittoria. Interessante! Io ho un solo problema con la notte degli Oscar che si presenta qui nel nostro immediato futuro, e cioè la presentazione per mano di James Franco e... cioè, no, Goblin, e Anatomy. Quindi ecco, come al solito...
in bocca al lupo. Mi è sembrato di capire che ci sia qualche vets, perché qua non siamo darlings, siamo dei vets, sì, che si stanno proprio studiando i film. E io apprezzo questo approccio scientifico. Sì, sì, che valutano le opzioni. Sì, tutte le opzioni. Comunque, quindi, di solito almeno, io ho capito che funziona così, più o meno, quelli che non vorrebbero che vincano, vincono. Quindi è sempre la solita regola. È vero, quindi se ti stiamo antipatici con ogni probabilità, finirai per venire cieco. Speriamo di aver detto tutto. Tutto? In bocca al lupo e ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao.